Buongiorno a tutti e benvenuti al corso di tecniche di programmazione per l'anno edizione dell'anno 2018-2019. Io sono Fulvio Corno, sono il docente del corso. Volevo presentarvi in questo breve video le istruzioni per poter configurare e installare il software utilizzato durante il corso. Così, diciamo così, per le prime lezioni sarete già pronti, avrete già potuto utilizzare installare ciò che vi serve e potremo essere più facilmente operativi all'interno dei laboratori. Tutte le informazioni che vi sto fornendo adesso saranno pubblicate sul sito del corso, dove troverete il link e le informazioni di dettaglio. Però facciamo insieme questo percorso, proviamo a svolgere insieme questo percorso di installazione delle varie componenti. Io ho preparato una breve guida che cerca di diciamo così, segnalare i vari passaggi necessari. È necessario installare diversi tipi di software per poter diciamo così, implementare i programmi di cui avremo bisogno durante il corso. Questa guida è composta di una serie di passaggi io parto da zero, cioè supponendo che sul vostro computer non sia installato nulla. Vi farò vedere la procedura adatta a un computer di tipo Windows, ma in realtà gli stessi passi praticamente identici si potranno svolgere su un computer di tipo Mac, ovviamente selezionando le versioni opportune del software. Il software è tutto gratuito, buona parte è software open source e quindi non dovrebbe esserci problemi ad adattarlo ai vari tipi di sistemi operativi. Allora, noi lavoreremo in Java e quindi il pacchetto principale è un ambiente di sviluppo Java, no? Che dovremo utilizzare. Quindi la prima cosa da fare per voi sarà dover installare il JDK, quindi l'ambiente di sviluppo Java, scaricandolo direttamente dal sito della Oracle. Qui c'è il link che ti porta alla pagina di download. Ecco, qui c'è una prima attenzione da fare. Java ci propone come prima scelta la versione 11. Non utilizziamola, non usiamo la versione 11, perché al momento non è ancora totalmente compatibile né con Eclipse né con gli altri software che useremo per l'interfaccia grafica come JavaFX. È ancora una versione che, nonostante sia definita come stabile, in realtà ha ancora qualche problema di utilizzo. Quindi almeno per quest'anno 2019, poi nel futuro si vedrà, ci limitiamo alla versione Java 8, che è indicata qua sotto. Quindi Java SE 8, il numero di release 201-202 cambia abbastanza poco tra le due, e quindi non facciamoci attirare dal primo link, andiamo al secondo link, Java SE 2000 versione 8, e scegliamo di scaricare il JDK. JDK è il Development Kit per Java, non è solamente l'ambiente di esecuzione JRE, ma l'ambiente di sviluppo JDK. E quindi andiamo su download, che ci porta alla pagina di scaricamento di tutte le versioni di questo kit Java 8. Lo ricordo ancora una volta, versione 8 e non versione 11. Chiaramente nel caso di Windows si sceglierà il pacchetto Windows. Prima di poter cliccare sul nome bisogna però accettare la licenza cliccando sul bottone, poi a questo punto può partire lo scaricamento. Io i file li ho già scaricati prima per risparmiare tempo e quindi li vado a pescare già scaricati. Quindi abbiamo scaricato questo pacchetto e lo dobbiamo semplicemente installare. Quindi abbiamo un file di questo genere che io avevo scaricato preventivamente qui e proviamo a installarlo insieme. Si chiama JDK 8 con un numero di versione che al momento è più recente, 202, lo si installa semplicemente all'interno del proprio sistema operativo. Questo installer chiaramente richiede un certo tempo, una certa serie di passaggi, ma non fa praticamente nessuna domanda particolare, va avanti, lo lasciamo lavorare normalmente. Questo ci permette di avere l'ambiente di sviluppo Java installato. Per chi di voi avesse già un ambiente di sviluppo Java versione 8 o in alcuni casi anche versione 9 già installato nei corsi precedenti, va benissimo così e non è necessario installare nulla di diverso. Qui continuiamo a rispondere di sì alle varie domande, ma non c'è nulla di particolare da fare.
Quindi dicevo, lo installiamo a meno che sul vostro computer non ci sia già Java 8 o Java 9. Java 9 in realtà era scaricabile lo scorso anno, poi è stato deprecato e quindi non è più scaricabile quest'anno. Non Java 10 né Java 11, perché non sono ancora, dicevamo, totalmente compatibili con le altre applicazioni che useremo all'interno di Eclipse. Mentre questo sta scaricando, noi possiamo cominciare a pensare al passaggio successivo. Il passaggio successivo è quello di installare l'ambiente di sviluppo Eclipse, che già avete visto nei corsi precedenti e che utilizzeremo anche all'interno di questo corso. Chiudiamo l'installazione perché abbiamo finito, ed Eclipse lo andiamo a pescare chiaramente dal suo sito di scaricamento eclipse.org/downloads, dove ci dà tutti i possibili scaricamenti, e è fortemente consigliato di scaricare il cosiddetto installer, no? Questa link scarica, in realtà non ci fa scaricare direttamente il pacchetto Eclipse, ma un file, un programmino di installazione, questo Eclipse installer. Allora noi possiamo scaricare questo installer. Adesso, come vi dicevo, io l'ho già scaricato, ma basterebbe cliccare qua sopra, vedete che vi scarica il file Eclipse installer. Questo Eclipse installer ci chiede, quando lo eseguiamo, ci chiede quale versione di Eclipse vogliamo installare. Adesso io l'ho attivato questo file appena scaricato. Sperando che parte rapidamente. E ci chiederà essenzialmente quale versione di Java installarlo e in quale cartella installarla. Nel frattempo chiudo qualche finestra, aspettando che questo installer possa partire. Cos'è che non va? Qualcosa sta facendo, ma ok, qualcosa si sta muovendo. Adesso ne stanno partendo due o tre, ovviamente, come sempre. A volte è un po' come con gli autobus: quando li aspetti non arrivano, e quando arrivano arrivano tutti insieme. Quindi, a parte appunto il ritardo che ci abbiamo messo, questo è il programma di installazione di Eclipse, dove ci sono le varie incarnazioni dell'ambiente Eclipse, che è poi molto versatile. Noi sceglieremo la prima, Eclipse ID Development Environment per sviluppatori Java. Quindi la prima voce è quella che ci interessa. Ci chiede, scusate, qui stanno partendo gli altri cloni dell'installer, li cancello per non fare confusione. Ok, qui ci chiede essenzialmente questo, dove lo vogliamo installare, in quale cartella vogliamo installare. Voi potete scegliere una qualunque cartella all'interno del vostro computer, e quindi in questo caso io ho scelto questa in cui salvare Eclipse, e cliccare sul bottone di installazione. Quindi a questo punto l'installer sta installando la versione di Eclipse che ci servirà per lavorare nel corso. In questo caso si sta caricando la versione di dicembre 2018, vanno bene anche versioni leggermente precedenti, c'è anche già adesso una versione di marzo 2019, grosso modo per le esigenze che abbiamo in questo corso sono abbastanza indifferenti, è abbastanza indifferente la versione che intendiamo utilizzare. Quindi questa è l'installazione del pacchetto Eclipse, diciamo così, nel suo complesso. Richiede un attimo di tempo, ovviamente, e poi si passerà alla fase successiva, che è quella di avviare Eclipse creando un nuovo workspace di lavoro, essenzialmente. Quindi quando l'installazione sarà terminata potremo avviare Eclipse e cominciare a lavorare. Questa è la versione di base di Eclipse, in cui poi si consiglia di installare, mantenere sempre aggiornati installare sempre gli aggiornamenti che Eclipse propone, quindi richiamando periodicamente la funzione di ricerca aggiornamenti.
ma per noi non sarà la fine, noi non sarà l'ultimo passo, perché all'interno di Eclipse dobbiamo installare ancora un paio di plugin che ci serviranno per sviluppare le interfacce grafiche, no? All'interno del corso useremo JavaFX come ambiente per lo sviluppo di interfacce grafiche, e questo ha bisogno di un paio di software aggiuntivi che si integrano chiaramente con l'ambiente Eclipse. Allora, questi li possiamo vedere quando ovviamente lui avrà finito di scaricare e installare i vari pacchetti, potremo, diciamo, avviare Eclipse e vedere come si installano le parti necessarie. Come al solito, qua siamo in attesa che l'installazione vada a termine, ci vuole come sempre un po' di pazienza, per fortuna dobbiamo fare una volta sola all'inizio del corso e poi abbiamo finito. Ecco, qui come ultimo passaggio dobbiamo accettare la licenza che ci viene proposta, licenza d'uso, e a questo punto dovremmo essere abbastanza a buon punto. Eccolo qua. Allora, a valle di questa installazione dovremmo avere sul desktop una nuova icona che ci permette da qualche parte di lanciare Eclipse, eccola qua, Eclipse Java 2018, ma soprattutto avremo un bottone di lancio che dall'installer potremo avviare direttamente appunto Eclipse. Al primo avvio ci chiede come sempre di scegliere una cartella all'interno del quale memorizzare i nostri progetti. Allora, io quello che vi suggerisco, visto che iniziamo un nuovo corso, è di creare una nuova cartella dedicata ad esempio TDP 2019, così abbiamo all'interno di questo spazio tutti i progetti che sviluppiamo in quest'anno, e questo ci fa partire l'ambiente diciamo ben noto di Eclipse. La prima volta è sempre lento, la prima volta un pochino di più, perché ovviamente deve crearsi un workbench dal nulla, e dopodiché, come dicevo, dovremo passare all'installazione dei vari plugin. Ecco questo nostro ambiente Eclipse, che possiamo a questo punto anche ingrandire, e passiamo direttamente al workbench. Se vogliamo togliere la pagina di benvenuto, ricordiamoci di togliere questa casella di spunta, e passiamo al workbench, che è l'ambiente di lavoro. Qui potremo già cominciare a lavorare, a creare i progetti, ma noi abbiamo bisogno di un passaggio in più, di installare un plugin all'interno di Eclipse che si chiama EFX Eclipse, come indicato qua. Questo è un plugin interno, lo si scarica dal marketplace di Eclipse, quindi si va nel menu aiuto Help Eclipse Marketplace. Questo ci apre una finestra di ricerca all'interno del marketplace, nella quale si possono ricercare vari tipi di pacchetti, estensioni di vario tipo, alcuni gratuiti, altri a pagamento, eccetera. Noi possiamo scrivere JavaFX in questa casella di ricerca, JavaFX, con invio, battendo invio, lui ci trova questo pacchetto EFX Clips, versione attuale è quella 3.4.1. bisogna installare questo pacchetto EFX Clips, quindi clicchiamo su install e aspettiamo che Eclipse ovviamente scarichi questo plugin e lo installi. Ci vuole un po' di tempo, questo ci servirà, di fatto ci accorgeremo che questo plugin ci serve per avere delle voci di menu in più che sono proprio dedicate allo sviluppo di applicazioni JavaFX, quindi di fatto ci semplifica, ci accelera un pochino lo sviluppo di applicazioni tipo JavaFX. Quindi noi creeremo dei progetti JavaFX e non semplicemente dei progetti Java. Come in tutte le installazioni di Eclipse, ogni tanto ci chiede sempre di accettare la licenza o accettare qualche chiave di registro in più, però noi lo accettiamo volentieri, perché fa parte ovviamente dell'installazione del pacchetto. In questo caso sta ancora installando, vediamo qua sotto che sta in basso a destra, no? Lo stato dice che l'installazione è ancora in corso. Alla fine dell'installazione Eclipse, come sempre, ci chiederà di essere riavviato, e quindi lo riavvieremo, e a quel punto sarà già verrà riavviato con il plugin EFX Clips già installato, e vedremo subito come fare a verificare che ci sia e ci sia, sia correttamente installato. Allora, aspettiamo anche qua che
termini la procedura di installazione per poi passare ai passaggi successivi. Come sempre bisogna avere una buona dose di pazienza in queste fasi iniziali, per questo ho anche pensato di raccontarlo in un video a parte, così non dobbiamo perdere la prima ora di lezione o la prima ora di laboratorio a dover aspettare lo scaricamento via wifi del Politecnico, chissà quanto è lento se lo fate tutti insieme, oppure riavvio delle varie applicazioni, programmi eccetera da parte di tutti in laboratorio. Questo ci servirà anche perché così durante le lezioni potete avere tutto il software necessario per poter sia seguire le lezioni che anche fare insieme a me gli esercizi che faremo durante il corso. Qui sto aspettando ovviamente che superi il 49%, che e aspettiamo il momento giusto. Tanto sulla nostra tabella di marcia noi siamo arrivati a questo punto, stiamo installando il plugin FXClips e ci apprestiamo poi a installare ancora un altro programma che si chiama SimBuilder, che verrà subito dopo, che sarà utilizzato proprio per disegnare le interfacce grafiche. Però per far questo dobbiamo prima avere il plugin, perché le due applicazioni, SimBuilder e un'applicazione esterna, ma si collega ad Eclipse attraverso quel plugin. Qui siamo sempre al 49%, sto guardando se per caso non ci fosse una finestra in cui lui mi chiede accetta la licenza o altro, ma direi di no, semplicemente sta lavorando. Ecco qua, siamo passati al 53% e così via. Voi avete la possibilità ovviamente nel video di mandarlo avanti veloce su queste parti, però purtroppo nell'installazione vera e propria ci vogliono i suoi tempi. Eccoci qua, ci siamo quasi al riavvio di Eclipse. Ok, riavviamo Eclipse, nulla di particolare, e sembra non essere cambiato nulla, ma adesso vi farò subito vedere un dettaglio in cui si vede se il plugin è stato installato correttamente e quindi quale funzionalità in più ci ha fornito. Adesso qui ricarica il workbench, mi darà di nuovo lo spazio di lavoro vuoto. La prima verifica da fare è provare a creare un nuovo progetto e vedremo che, quindi passo al workbench, eccoci, all'interno del menu file nuovo, oltre al solito progetto Java eccetera eccetera, se andiamo sulla voce altro, quindi ci porta a tutte le tipologie di progetti che si possono creare, vedete che è comparsa una voce JavaFX che prima non c'era, non abbiamo guardato, ma vi potete fidare, non l'avete mai vista. All'interno di questa voce JavaFX abbiamo la possibilità di creare un nuovo progetto JavaFX, appunto. E andando avanti ci chiederà ovviamente i dettagli su come creare questo progetto, ad esempio un progetto di prova, e ci chiederà poi un altro paio di dettagli. Ecco, una cosa che vi dico fin da subito: fate sempre molta attenzione a cliccare sul bottone finish quando in realtà c'è un passo successivo. Molto spesso bisogna andare avanti passo passo per fornire le informazioni che servono. Se cliccate finish troppo presto, lui magari prende informazioni che non sono tutte quelle che vi servono. Ad esempio io qua scelgo FXML come linguaggio per descrizione dell'interfaccia grafica e va scelto esplicitamente andando avanti passo passo. Se non lo fate, non lo seleziona e poi avete un progetto incompleto o perlomeno non facilmente modificabile in modo grafico attraverso lo SimBuilder. Quindi, avendo fatto questo, crea un nuovo progetto Java vuoto, anzi un progetto JavaFX, che contiene alcuni file di prova. Lo potete vedere anche per il fatto che l'icona del progetto contiene queste due ondine, adesso non si vedono molto a questa risoluzione, ma lo vedete più facilmente sul vostro computer, due ondine a fianco della cartella, e il fatto che all'interno del programma ci sono dei file, oltre ad un main, ci sono dei file aggiuntivi che ovviamente impareremo a utilizzare. Allora, questo per quanto riguarda la configurazione di Eclipse. Poi, come vi dicevo, dobbiamo installare il programma che useremo per disegnare interfacce grafiche. Si chiama SimBuilder, si scarica da questo sito di questa azienda che si chiama Gluon, gluonhq.com, che è di fatto, come vedete, un'interfaccia grafica per poter creare l'interfaccia dei nostri programmi, quindi un tool molto comodo, drag and drop, per poter comporre l'interfaccia.
Anche qui facciamo attenzione alla versione che scarichiamo. Dobbiamo scaricare non la versione per Java 10, ma ovviamente la versione per Java 8. La versione più recente al momento di oggi è l'8.5.0 e scarichiamo l'installer per Windows, ad esempio, quindi questa versione. Quindi ci dice altre cose, ma nel frattempo lo scaricamento dovrebbe partire. Come sempre, io anche questo file l'ho già scaricato, quindi me lo trovo qua, SimBuilder, e semplicemente basta eseguire il programma di installazione. E scusate, lo interrompo per evidenziare un fatto. Quando io lo installo, lui lo posiziona in una certa cartella. Teniamo presente questa cartella, magari ce la scriviamo da qualche parte in un blocco note, così lui non sta in una cartella all'interno della mia area utente. Ecco, prendete nota di questa cartella perché vi servirà tra un attimo. Fate attenzione che questa cartella all'interno di AppData è una cartella nascosta in Windows, perché Windows la nasconde per ragioni sue, e quindi se non teniamo conto adesso diventa poi difficile da ritrovare, non impossibile ma difficile da ritrovare. Ok, quindi ci siamo salvati la cartella in cui lo SimBuilder si sta installando. Ok, una volta che si è installato, chiaramente lui comparirà tra i programmi installati in Windows, lo troviamo qua sopra, oltre ovviamente l'Eclipse che abbiamo già installato. In questo caso sta partendo e ci dà un'interfaccia, come vedete, per creare nuove applicazioni. Ad esempio qua ci sono già delle schermate di esempio, che non abbiamo bisogno di registrarci ovviamente, delle schermate di esempio che ci fanno vedere come comporre l'interfaccia utente. Non ci serve ancora imparare a utilizzarlo, però sappiamo che c'è installato correttamente. Adesso dobbiamo ancora fare un passaggio, cioè di collegare SimBuilder ad Eclipse. Quindi ciò che abbiamo installato SimBuilder, adesso dobbiamo dire Eclipse dove è stato installato. Allora torniamo su Eclipse, andiamo nelle preferenze di Eclipse, quindi Windows preferenze. Qui è comparsa una voce JavaFX. Questa voce JavaFX ha una opzione unica che ci chiede dove si trova l'eseguibile di SimBuilder. Allora andiamo a cercarlo, e per cercarlo ovviamente noi ci eravamo salvati questa cartella, ovviamente sarà lì dentro. Quindi se io cerco in questa cartella, che è quella che abbiamo salvato un attimo fa, mi ritrovo qua dentro uno simbuilder.exe e quindi dico è lì. Quindi in questo caso sto dicendo ad Eclipse dove trovare l'applicazione SimBuilder. Attenzione, indicate l'eseguibile che è stato installato in questa cartella e non l'installer che abbiamo scaricato, anche se il nome è molto simile. Questo qua è il programma di installazione, no? Io ho visto fare purtroppo troppe volte indicare questo, quindi ogni volta che poi cerchiamo di aprire un file fxml, un file con interfaccia grafica, in realtà viene reinstallato da zero ogni volta SimBuilder, che è una schifezza, no? Quindi indichiamo questo file, come dicevo, se siamo presi nota durante l'installazione è un'operazione di un attimo, la cartella ce l'abbiamo, il nome è simbuilder.exe, basta semplicemente cercarlo, che è l'unico file eseguibile in tutta questa cartella. Ok, applichiamo questo e siamo a posto. A questo punto cosa succede? Che all'interno del nostro programma è comparsa una voce per quanto riguarda questo file fxml, che poi la prossima lezione impareremo a conoscere, apri con SimBuilder. Una voce, apro con tasto destro, il menu contestuale, se clicco su apri con SimBuilder, viene lanciato SimBuilder direttamente sul file che è nel progetto Eclipse. Quindi abbiamo in qualche modo collegato Eclipse con questo programma esterno che ci permette di, diciamo così, fare l'editing grafico, che però invece Eclipse nativamente non possiede. Infatti Eclipse nativamente questo file lo vedrebbe in questo modo, come un file XML di testo. Se noi lo vogliamo editare in modo grafico, lo editiamo sempre attraverso questo SimBuilder. E qui abbiamo di fatto installato tutto ciò che ci serve già per, mi verrebbe da dire, quasi la prima metà del corso, il primo 40% del corso, in cui faremo applicazioni Java grafiche usando Eclipse. Per la parte successiva però impareremo anche a utilizzare un database, e quindi dovremo installare anche
ciò che ci serve per poter lavorare con i database. Anche qua useremo un prodotto che è MySQL oppure MariaDB, che è il clone open source di MySQL, e dovremo anche qua installare un paio di programmi per poterlo utilizzare. Può darsi che alcuni di questi programmi voi li abbiate già installati, ad esempio dal corso di base di dati in cui avete fatto qualche esercitazione. Allora, io qui ho indicato tre opzioni, di cui adesso ne facciamo insieme la prima. Installiamo MariaDB, scusate, sempre clicco sempre dove non devo, MariaDB, oppure potrete installare il server MySQL direttamente dal sito, però a questo punto tanto vale usare MariaDB, che è più semplice, oppure il pacchetto XAMPP, che so che utilizzerete anche nel corso parallelo tenuto dal professor Lioi di progettazione di servizi di rete e applicazioni web, e quindi nel caso in cui l'abbiate già installato potete usare tranquillamente il database che è già compreso dentro XAMPP. Ma noi vediamo il primo passo, cioè questo database MariaDB, che è semplicemente il server di database. Dobbiamo scaricarlo, quindi anche qua c'è una voce download, e andiamo sul link download che ci fa scaricare, ovviamente tra le varie versioni, in questo caso la versione stabile più recente, in questo caso 10.3.13 è la versione stabile più recente. Qui a seconda chiaramente del sistema operativo su cui siete, su cui state lavorando, dovrete installare una versione diversa. Vedete che qui c'è un lungo elenco di cose da scaricare, ma se voi filtrate ad esempio per sistema operativo, vedete che se la lista si restringe solamente ai file che vi servono, e in particolare noi dobbiamo andare a cercare i file che sono MSI package per 32 bit, oppure molto probabilmente quello per 64 bit per le versioni recenti di Windows, e scarichiamo questo. MSI significa Microsoft Installer, quindi di fatto è il programma di installazione. Ha un'estensione strana, .msi anziché .exe, ma è il programma di installazione. Quindi a questo punto, cliccando su questo, lui ti dice donare i soldi eccetera se vuoi, ma essendo una cosa open source è opzionale, e voi potete cominciare a scaricare questo. Allora, come sempre, io l'ho già scaricato in precedenza e mi sono trovato l'installer qui, MariaDB installer, questo Win64, e quindi lanciamo l'installer, che ha una semplice procedura in cui ovviamente viene richiesta la licenza d'uso, che cosa installare. Io l'unica cosa che vi consiglio è di non installare questo programma IDSQL, noi lo useremo, ma ne useremo una versione più recente, perché la versione che viene inserita qua è un pochino vecchiotta. Quindi io tolgo diciamo, la IDSQL dall'installazione di MariaDB e lo installiamo a parte subito dopo, cioè lo scarichiamo direttamente nelle versioni più recenti. E tutto il resto va bene, no? Lasciamo la possibilità di installarlo. Quindi andiamo avanti. Fondamentale, dobbiamo inserire una password per l'utente principale del database. Se ci dimentichiamo questa password non riusciremo a utilizzare il database. Quindi dovete scegliere una password che è la password che useremo per amministrare il database. È la cosiddetta password per un utente che si chiama root, che è l'utente principale dell'intero database. E quindi sceglietevi una password, io ne scelgo una per questa cosa di dimostrazione, chiamo root anche la password dell'utente, quindi un utente che si chiama root con la password root, che è la cosa allucinante dal punto di vista della sicurezza, non fatela mai, mettete una password più furba, ma visto che lo devo dire in video a tutto il mondo, sicuramente non vi dico qual è la password più furba che metto io. Scelta la password, ricordatevi, scegliete una password e non dimenticatela, perché altrimenti dovete disinstallare e cancellare tutto, no? E ripartire da capo. Poi questo vi chiede di installare all'interno della vostra macchina un servizio di sistema, quindi il fatto che il database si installi e si avvia automaticamente all'avvio della macchina, questo dobbiamo dire di sì, installarlo, aprire le porte di rete dal firewall in modo che si possa comunicare con le applicazioni, questa parte è opzionale, l'invio di dati anonimi, ma non ci interessa, e fatte queste scelte si può partire con l'installazione vera e propria. Quindi a questo punto MariaDB si installa e, come tutti i database che si rispettino, appena ha finito di installarsi non c'è niente da vedere, non si può vedere nulla, perché un database è semplicemente un server e non fornisce nessuna interfaccia utente, se non un'interfaccia utente a linea di comando, che è
è abbastanza scomoda da usare. Allora, per avere un'interfaccia utente più facile da usare, noi invece, come dicevamo prima, usiamo un front-end, un'interfaccia di gestione, che potrebbe essere, quella che consiglio io è IDSQL, altrimenti c'è una versione molto più complessa, anche completa, anche fatta bene, detto MySQL Workbench, che si scarica dal sito di MySQL, che però lo trovo un pochino più pesante e un pochino più lenta. Oppure per chi ha installato XAMPP in precedenza, può usare PHP MyAdmin, che è già compreso dentro il pacchetto XAMPP. Ma invece, volendo lavorare direttamente, possiamo andare su questo IDSQL, un sito di nome un po' strano, ma un'interfaccia secondo me molto snella e utile per ambiente Windows. Per quanto riguarda invece chi ha il Mac, c'è sul sito il suggerimento di un altro prodotto da installare. Questo purtroppo è l'unico, di tutta la chiacchierata di oggi, questo è l'unico componente che esiste solamente per Windows e non c'è per il Mac. Però SQL Pro è il nome dell'altro programmino che invece installerete se utilizzate un Mac, a meno che non vogliate usare PHP MyAdmin. Le opzioni sono sempre molte, ma alla fine, diciamo così, le operazioni che facciamo sono le stesse. Allora, dicevo, scarichiamo IDSQL, anche qui ha un installer che mi dice, scusate, qui ho un ad blocker che non viene gradito, e quindi, ok, vabbè, chiedo scusa, basta fare così, e scarichiamo il setup. Quindi anche qui c'è un file setup da installare, come sempre io l'avevo già scaricato con calma, proprio per evitare anche problemi dell'ultimo momento, IDSQL 10.1, eccetera, eccetera. Lanciamo setup, questo è un programmino molto semplice, semplice da installare, direi non ha particolari requisiti, è un programmino open source, si installa e si associa con i file SQL, in modo che così in automatico voi possiate, cliccando su un file SQL, editarlo con questo programma. E la cui interfaccia è fatta in questo modo, adesso sta partendo, ha un'interfaccia di avvio che si chiama Session Manager, in cui possiamo creare un nuovo collegamento a un database. Diciamo, io mi voglio collegare a un database tipo MariaDB sulla indirizzo locale 127.0.0.0.1 oppure localhost, la stessa cosa, con utente root e password, quello che ho messo prima, e attraverso questo mi posso collegare al database. E questa finestra, quindi dopo aver aperto la connessione, mi fa vedere quali sono i database presenti all'interno di questo computer, che sono stati installati su questo computer. Al momento non ce n'è ancora nessuno, ci sono solamente quelli di default predefiniti, ma poi cominceremo a lavorarci. Questo l'ho aperto semplicemente per verificare che la connessione andasse a buon fine. Quindi in questo caso abbiamo l'interfaccia IDSQL che sta parlando col database, e quindi qui potremo, volendo, creare, se vogliamo creare un nuovo database, se vogliamo creare una nuova tabella all'interno del database esistente, lo possiamo fare, no? Usando, anziché dover, diciamo, inserire a mano i comandi SQL, possiamo usare questa interfaccia grafica più comoda, perché ci permette di arrivare al punto senza dover impazzire dietro la sintassi delle SQL. Ok, questo direi che è tutto, nel senso che sono i componenti principali che dobbiamo installare. Più avanti, no, dovremo ancora, quando useremo i database non tanto dall'interfaccia interattiva ma dai nostri programmi, installare una libreria per Java che si chiama tecnicamente DriverJDBC. Non vi racconto oggi che cosa significa questa sigla, ma è un prodotto che si chiama connector/j, che si scarica da questo sito di MySQL, dev.mysql.com. Quindi in questo caso servirà più avanti questo connector.j, che è una libreria Java semplicemente per potersi collegare ai database SQL, in particolare MySQL. In questo caso basterà andare a scegliere la versione platform independent di questo driver, che ci dà un file zip. Questo file zip, che io come sempre avevo già scaricato, si chiama MySQL connector Java col numero di versione. E se apro questo file, dentro ha varie informazioni, librerie, sorgente, eccetera, ma all'interno di questo c'è un file che ci interessa in particolare, che si chiama MySQL Connector Java.jar. Ecco, questo file.jar è la libreria cosiddetta driver JDBC per MySQL che dovremmo utilizzare e copiare all'interno dei nostri progetti
all'interno dei nostri progetti di Eclipse. Quindi la cosa più semplice da fare è magari copiarci questo file al di fuori del file zip, in modo da poterlo avere pronto per quando ci serviranno i progetti. Quindi qui non c'è nulla da installare, abbiamo solamente un file che dobbiamo scaricare e tenerlo pronto perché ci servirà, lo dovremo inserire più avanti nel corso all'interno dei progetti. Questo, diciamo così, conclude la lunga procedura di installazione del software che sono necessari per il corso. Quindi spero che tutto possa andare bene sulle vostre macchine, che non troviate grossi intoppi. Come dicevo, le istruzioni con il link sono disponibili sulla pagina del corso. Vi sto per inviare tra l'altro anche una mail con tutti i dettagli relativi, ma comunque trovate il link alla pagina del corso nei commenti del video su YouTube, e quindi da lì potete, diciamo, iniziare questa parte. Per il resto, ovviamente, per la parte di contenuto vero e proprio, ci possiamo vedere in aula a partire dal lunedì 4 marzo. Grazie per la pazienza e l'attenzione in questo lungo tutorial e arrivederci presto. Ciao!